il collega Tamburrano. Io volevo fare delle considerazioni. Io vengo da un'attività professionale medica. Un medico a volte sceglie una terapia, poi che gli sembra magari la più pratica, la più funzionale allo scopo. Se poi un medico vede che questa terapia non funziona e non cambia terapia, credo che sia un pessimo medico. Il sistema degli ETS sembrerebbe non essere la medicina adeguata. Credo che noi abbiamo scelto una medicina, una soluzione al problema delle emissioni che ha dimostrato, anche perché concepita in un mondo in cui la globalizzazione non era allo stesso livello di quella attuale, concepita in un mondo completamente diverso. E allora, noi siamo d'accordo nell'anticipare la messa in campo del meccanismo di stabilità, siamo d'accordo nel distruggere le quote in eccesso, però direi che forse sarebbe anche il caso di fare una riflessione più profonda, che un meccanismo, un sistema basato sul mercato che ha dimostrato di non funzionare, soggetto a continue correzioni come backloading, e ora il meccanismo di riserva con la delocalizzazione delle emissioni nei luoghi di produzione globale che non sono più in Europa, sembrerebbe né portare alla riduzione delle emissioni globali e tantomeno permettere che l'industria in Europa prosperi come dovrebbe e soprattutto si converta come dovrebbe a diciamo, una pratica industriale meno emissiva. Quindi inviterei questa Commissione a creare dei gruppi di lavoro su ragionare a un nuovo sistema, magari un sistema basato su una carbon tax che non sia basata sul mercato, ma che vada a calcolare la tassa in base a principi stabili di termodinamica relativamente al quantitativo di CO2 embedded incorporato all'interno dei prodotti e delle merci. Grazie.